Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale Andy and Made. Io sono Dina e oggi impareremo a realizzare questa meravigliosa canotta bicolore rossa e bianca che naturalmente voi potrete realizzare nei colori che più vi piacciono. La particolarità sta nel fatto che si lavora in tondo fin sotto le ascelle e solo nella parte superiore si lavorano separatamente il davanti e il dietro. Ma iniziamo subito il nostro meraviglioso tutorial. Allora, la canotta sarà fatta in questo modo. Abbiamo uno scollo a barca, quindi con delle spalle piccole e un'apertura del collo piuttosto ampia, il giro manica e diciamo una caduta piuttosto morbida. Finiremo con un piccolo elastico sempre fatto ad uncinetto, che poi vi farò vedere come si fa sia diciamo alla base che nelle maniche. Faremo un punto diciamo di decorazione, un punto di rifinitura anche su al collo. Le misure che ci interessano sono due, semplicemente due: la lunghezza che vogliamo dare alla canotta, che è variabile sia a seconda dell'altezza della persona ma anche del gusto, e il giro seno, perché in linea di massima il punto più largo del nostro busto dovrebbe essere il giro seno. Io dovrò eseguire una canotta fatta per una persona che ha un giro seno di 100, quindi 100 centimetri, e ha preferito una lunghezza di 55 centimetri. È un seno piuttosto abbondante per una lunghezza non, diciamo, non per una persona altissima. Quindi voi nel vostro caso prendete le misure del vostro seno, di quello che dovete diciamo lavorare, e vi regolate in base a quello. Noi come punto di partenza abbiamo proprio la necessità di fare una catenella che sia pari, almeno pari, al nostro giro seno. Iniziamo avviando una catenella lunga tanto quanto è ampio il giro seno da lavorare, quindi a seconda del giro seno tanto lunga sarà la nostra catenella. Nel mio caso, come vi ho detto in premessa, dovrò fare una catenella lunga un metro, perché il giro seno della persona per la quale devo lavorare la canotta è pari proprio a 100 centimetri. Ho fatto la catenella lunga 100 centimetri. Visto che noi dobbiamo lavorare su un multiplo di 4, ma io non ho contato, faccio per sicurezza 4 catenelle in più e poi vi faccio vedere a cosa mi serviranno. E inizio diciamo da un giro fatto in piano, cioè non chiudo subito, onde evitare, come vi dico sempre, che la catenella si possa arrotolare e quindi ho la necessità di sfilare. Voi naturalmente, se volete, potete subito chiudere il giro. Io non chiudo e proseguo facendo 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, entro nella quarta e faccio una maglia alta. Proseguo facendo un'altra maglia alta. Ho quindi comprese le 3 catenelle di avvio una serie di 3 maglie alte. Una catenella, salto una catenella di base e continuo facendo altre 3 maglie alte. Una, due e 3. Catenella, salto una maglia di base ed entro nella successiva facendo nuovamente una serie da 3. Vado avanti facendo 3 maglie alte e una catenella per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del giro, ho eseguito 3 maglie alte, devo finire con la mia catenella perché la serie è di 4. Le maglie che ho eseguito all'inizio in più, le catenelle che ho fatto eseguire in più, mi servono proprio a questo, perché dovendo lavorare su una base di 4, su un multiplo di 4 e non avendo contato le catenelle, avevo la possibilità di trovarmi dispari, quindi ne ho fatte eseguire 4 in più, perché quelle che invece sono oltre la mia necessità non le lavorerò. In questo caso me ne rimane una libera e quindi me ne potevano rimanere 2, 3 a seconda di quante ne avrei eseguite, e quindi quelle là non le lavoro. Ora procedo alla chiusura del primo giro.
entrando nella terza catenella di quelle eseguite inizialmente e chiudendo con una maglia bassissima. Naturalmente dopo provvederò a sciogliere le catenelle che non mi servono, guardate, in modo molto semplice. Una non me ne serve e quindi la sciolgo e chiudo il giro con una catenella in meno. Potevano essere anche tre, in questo caso diciamo era una sola, quindi ne sciolgo una. Procederò poi naturalmente a chiudere il giro con un punto di sutura. Ora ve lo fermo momentaneamente con l'uncinetto per farvi vedere che poi la giuntura, diciamo così, è praticamente invisibile. Naturalmente dopo procederemo ad una chiusura fatta meglio. Questo è solo per farvi vedere. Dobbiamo fare ora due maglie bassissime per camminare fino al nostro punto di interesse, una e due. Arrivate praticamente sulla terza maglia alta sottostante, facciamo 3 catenelle ed eseguiamo poi una maglia alta nella catenella sottostante. Praticamente vi faccio rivedere, abbiamo eseguito le 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nel buchino dove avevamo fatto la catenella e poi facciamo un'altra maglia alta in corrispondenza della prima maglia alta del gruppo sottostante successivo. Abbiamo il nostro nuovo gruppo di 3. Una catenella, saltiamo la maglia centrale, andiamo sulla terza ed eseguiamo una maglia alta. Dopodiché facciamo un'altra maglia alta nel buchino corrispondente alla catenella volante e la terza maglia alta in corrispondenza della prima del gruppo successivo del giro sottostante. Facciamo una catenella e proseguiamo così per tutto il giro. Saltiamo sempre la maglia centrale del giro precedente e lavoriamo a cavallo di due gruppi, entrando nel buchino creatosi lavorando nel giro precedente la catenella volante. Vedete, si forma questa seconda linea di 3 maglie che è disallineata, volutamente disallineata rispetto al giro precedente. Andiamo avanti così fino alla fine. Quindi, seguendo queste indicazioni, dobbiamo finire questo secondo giro e poi ripeterne un terzo secondo quelle che sono invece le 3 colonnine del giro precedente. Quindi faremo 2 giri uguali, che sono il primo e il terzo, e il secondo disallineato secondo le indicazioni che vi ho detto. Ci vediamo quando dobbiamo iniziare il quarto giro, che sarà differente per lavorazione e colore. Abbiamo finito il nostro terzo giro. Quindi chiudiamo con la maglia, con la consueta maglia bassissima. A questo punto cambiamo colore e facciamo delle catenelle. Iniziamo il primo arco con 5 catenelle e chiudiamo con una maglia bassissima nel primo archetto. Non tagliamo il filo rosso che ci servirà dopo. Entriamo nel primo archetto, cioè dove c'era la catenella di separazione, e facciamo una maglia bassa. Continuiamo facendo 5 catenelle, 3, 4, 5, e nel prossimo archetto facciamo una maglia bassa. 5 catenelle e una maglia bassa dove c'è la catenella volante. Andiamo avanti così per tutto il giro. Quindi vi faccio vedere alla fine del giro come ci congiungiamo e come poi continuiamo per i due giri successivi. Arrivata alla fine del giro e quindi all'ultimo gruppo di 5 maglie, chiudiamo il nostro lavoro con la maglia bassa e poi camminiamo, ci agganciamo praticamente al secondo archetto con una maglia bassissima e una seconda maglia bassissima. A questo punto facciamo anche un'altra maglia bassissima per arrivare al centro. Ok, possiamo partire con la seconda serie di 5
catenelle che parte dal centro dell'archetto sottostante, 1, 2, 3, 4, 5, e ci agganciamo al centro dell'archetto successivo. In questo modo avremo la lavorazione degli archetti sfalzata, 1, 2, 3, 4, 5, e facciamo una maglia bassa al centro dell'archetto successivo, 1, 2, 3, 4, 5, e andiamo al centro dell'archetto successivo con la maglia bassissima. Andiamo avanti così per questo giro e anche per il successivo. In totale ne faremo 3. Continueremo pertanto di 3 in 3, quindi 3 giri rossi e 3 giri bianchi nelle stesse modalità fino a sotto le ascelle. Dobbiamo per ora calcolare qual è l'altezza a cui ci dobbiamo fermare. Allora riprendiamo il nostro quaderno dove avevamo segnato la lunghezza e la larghezza della maglia. Quindi abbiamo detto che la nostra maglia sarà di 55 cm di lunghezza complessivi, 55. A voi potrebbe essere naturalmente una misura differente. Io voglio fare questo bordo elastico almeno di 5 cm alto. Lo farò di colore bianco, quindi di colore contrastante, lo voglio fare di 5 cm, quindi lo devo detrarre e sono 50 cm. Questo bordino che sta sulle spalle, questa larghezza qua, la voglio fare di 3 cm, quindi devo detrarre 3. 47. In più devo calcolare quella che è la larghezza della manica, quindi la mia manica sarà larga 15 cm, quindi ancora detraggo 15, che fa 32. Vuol dire che dovrò salire con questi 3 righi rossi e questi 3 righi bianchi alternati per un totale di 32 cm. Quindi tolgo il bordo inferiore, il bordo superiore e praticamente la larghezza della manica. Ci vediamo quando saremo arrivati a questo punto sotto l'ascella. Sono arrivata all'altezza desiderata, nel mio caso 32 cm. Per arrivare a questa altezza ho eseguito 6 coppie di lavorazioni rosso bianco, quindi in realtà sono 12 sezioni. Il lavoro sembra un po' più stretto dei 32 cm in quanto il punto bianco tende a stringersi. Fate attenzione perché invece quando la indosserete la canotta per il peso del filo tenderà ad allargarsi, quindi a pendere. Quindi state attenti quando prendete la misura, state attenti proprio a calcolare il fatto che si allungherà, quindi evitate di fare troppe righe, altrimenti viene troppo lunga quando poi il lavoro si stenderà per il peso. Ora abbiamo lavorato in circolo, quindi un pezzo solo senza giunture, e siamo arrivati praticamente qui sotto le ascelle. A questo punto dobbiamo fare il piccolo scalfo per le maniche, però con un'accortezza. Se avete un seno piccolo, per cui la circonferenza che avete preso è influenzata poco dalla prosperità, diciamo, del seno, allora noi mettiamo come segnapunto per lo scalfo, quindi le due metà. Mettiamo un segno qui e un segno esattamente dall'altro lato. Quindi divideremo il pezzo in due parti esattamente uguali. Nel caso in cui invece avete un seno abbondante, per cui la circonferenza che abbiamo preso è stata determinata in buona parte da un seno prosperoso, per cui avete un busto piccolo e tanto seno, vi consiglio invece di fare il dietro più piccolo, in modo da dare l'aggio alla canotta davanti di avere più maglie. In questo caso è proprio così, parliamo di una persona che ha un busto più piccolo e un seno più prosperoso, quindi invece di mettere i segni giusto alla metà rubiamo qualche centimetro al dietro a favore del davanti, in particolare circa 3 cm. Per cui metto un segno qui e un altro segno, un segno a marcapunti dall'altro lato, quindi rubo
praticamente al dietro due gruppetti da 3 di maglie alte da un lato e due gruppetti dall'altro lato. Quindi questo sarà il mio dietro e davanti invece avremo una porzione più abbondante proprio per alloggiare bene il seno. Vuol dire che da questo punto in poi, visto che procederemo ora secondo due pezzi separati, un davanti e un dietro, quindi faremo prima il dietro e poi il davanti, queste saranno le nostre misure. Questo punto, quindi da qui a qui, è il dietro e tutta l'altra parte è davanti. Ora dobbiamo togliere invece lo spazio per lo scalfo, per il giro manica. Quindi togliamo ancora un gruppetto dal dietro e almeno due gruppetti sul davanti. Quindi ci spostiamo di 2. 1 e 2 da un lato e 1 e 2 dall'altro lato. Quindi in questo caso, dove abbiamo dato un po' di agio alla parte davanti, non lavoreremo 3 gruppetti ora che saliamo sul giro manica da un lato e 3 gruppetti dall'altro lato. La particolarità in sintesi è che se avete un seno abbondante vi dovete fare un dietro più piccolo, se avete un seno normale, cioè piccolo, e quindi il busto è dato e quindi il giro seno è dato in prevalenza dal busto, dovete invece centrare il lavoro. Andiamo avanti. Quindi ora, dove avevamo messo il segno e avevamo fermato con il nostro marcapunti, andiamo avanti normalmente, proseguendo con le nostre serie, lavorando però non più a cerchio ma a pannello, non più in circolare ma a pannello. Quindi continuiamo, questo è il nostro davanti, vi faccio vedere, lavorando le maglie alte a gruppetti di 3 da questo punto fino a questo punto e poi si torna indietro, normalmente tenendo quindi il davanti e il dietro separato. Detto questo, vediamo come avvengono i due pezzi separati. Abbiamo eseguito i due pezzi, il davanti e il dietro. Allora, per quanto riguarda il davanti, vedete, abbiamo eseguito dei pezzi che sono un po' più grandi della metà, come ci eravamo programmati, e siamo saliti praticamente in verticale. Ho iniziato anche il bordo, che dopo vi spiegherò, che serve praticamente a congiungere i due pezzi e lasciando aperta la parte del collo, ma di questo parleremo dopo. Per quanto riguarda il dietro, lo apro così si vede meglio, vi ricordate che l'avevamo fatto più piccolo. In particolare abbiamo dato lo spazio al giro manica. Che cosa succede? Che quando poi saliamo, dopo 5-6 cm dobbiamo riallargare il pezzo in modo che risulti il numero delle maglie pari a quello del davanti. Vi faccio vedere, ecco qua. Quindi noi avremo questa parte che scende praticamente sulla spalla. Vi spiego, diciamo, in questo modo che cosa succede. Se noi facciamo salire dritto il pezzo davanti, avremo che la spalla più o meno finisce in questo punto, quindi avremo una maglietta che avrà un pezzo di manica che scende praticamente. Se noi vogliamo invece dare alla maglia che stiamo lavorando un aspetto più a canotta, quindi con le spalle completamente scoperte, lavoreremo in senso contrario, cioè una volta che abbiamo fatto il davanti. Questo sempre nel caso in cui il davanti e il dietro siano differenti. Nel caso in cui abbiamo fatto quindi il davanti più grande, perché abbiamo un seno un po' più importante, che cosa facciamo? Se vogliamo invece dare un aspetto a canotta, andiamo praticamente a ridurre il numero delle maglie fino a portarlo a quello che abbiamo sul retro. Quindi sul retro lavoreremo praticamente dallo scalfo in senso verticale, mentre sul davanti ridurremo il numero, una volta fatto lo scalfo, delle maglie fino ad eguagliarlo a quelle del retro.
In sostanza, se ci adattiamo alla grandezza del davanti, quindi portiamo il dietro alla stessa grandezza del davanti, avremo un aspetto più a maglia, una maglia che ha delle maniche che scendono, che pendono sulla spalla. Se invece al contrario adattiamo riducendolo il davanti rispetto al dietro, avremo un aspetto del nostro lavoro che assomiglia più a una canotta con tutte le spalle fuori. Detto questo, iniziamo a lavorare il bordo inferiore della nostra maglia. Vediamo ora invece come fare il bordo elastico alla base della canotta. Se volete un bordo che scende dritto, che quindi accompagna la lunghezza della canotta, lavorate ogni punto che vi trovate lungo il cammino. Invece, se volete un bordo elastico leggermente più stretto rispetto alla larghezza della canotta, come farò io in questo caso, allora lavorate 20 maglie alte e una la saltate. Vi faccio vedere come. Innanzitutto partiamo allora sul diritto. Praticamente facciamo un cappiolino con il bianco e 3 catenelle per avviare il lavoro. Dopodiché, avviate le 3 catenelle, facciamo un intero giro a maglie alte. Quindi facciamo tante maglie alte quante sono le maglie lavorate più le catenelle volanti che separano le 3 maglie alte della nostra lavorazione. Andiamo avanti così per tutto il giro. Faremo le eventuali riduzioni nel prossimo giro. Arrivati alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima, entrando nella terza catenella con cui abbiamo avviato il giro stesso. Iniziamo il nuovo giro facendo sempre 3 catenelle. Questo è un giro che lavoreremo a maglie alte prese avanti e a maglie alte prese dietro. Vi ripeto, se volete stringere un po' l'elastico, farete una diminuzione ogni 20 maglie. In caso contrario, cioè volete che scenda dritto l'elastico, non fate diminuzioni. Vediamo, per chi non lo sapesse, come si fanno le maglie alte prese avanti. Filo sull'uncinetto, invece di entrare sotto nel punto dove solitamente si fa la maglia alta, si attraversa il punto in questo modo, in orizzontale. Si aggancia il filo e si portano le 3 maglie sopra e si chiudono a due come una maglia alta normale. Invece la maglia alta presa dietro, sempre partendo con il filo sull'uncinetto, si lavora entrando dietro e attraversando, vedete, si vede l'uncinetto, e attraversando il punto in orizzontale da dietro. Si aggancia il filo, si portano le 3 maglie sull'uncinetto e si chiudono a due. Vi faccio rivedere la maglia alta presa avanti. Filo sull'uncinetto, guardate la colonnina verticale del punto, si attraversa in orizzontale, si aggancia il filo e si chiude a due. La maglia alta presa dietro invece si attraversa infilando l'uncinetto da dietro verso il davanti, sempre in orizzontale, poi si aggancia il filo, si trasporta e a due si chiude. Abbiamo lavorato in questo modo 5 maglie. Andiamo avanti fino alla 20ª e vi faccio vedere come si fanno le riduzioni. Stiamo lavorando alternando maglia alta presa avanti e maglia alta presa dietro. Ora dobbiamo fare la riduzione, quindi filo sull'uncinetto. Dobbiamo fare una maglia alta presa avanti. Invece di attraversare una sola maglia, ne attraversiamo 2 e lavoriamo normalmente. Quindi agganciamo il filo e chiudiamo. In questo modo abbiamo lavorato una sola maglia alta presa avanti in luogo di 2 maglie, quindi ci troveremo una riduzione. Ora lavoriamo altre 19 maglie e alla 20ª faremo la stessa cosa, cioè prendiamo 2 maglie insieme e quindi effettuiamo una riduzione. Dobbiamo lavorare questo punto per circa 5 cm. Naturalmente nei prossimi giri, quando avremo chiuso e dovremo iniziare il prossimo giro, il tutto sarà più semplice, perché dove abbiamo lavorato una maglia alta presa avanti continueremo a lavorare maglie alte presa avanti, e dove invece abbiamo lavorato delle maglie alte prese dietro lavoreremo delle maglie alte prese dietro senza più effettuare diminuzioni. Ci vediamo quando avremo finito il punto elastico.
Ed ecco il bordo del fondo della canotta finita. Abbiamo seguito 8 giri a punto alternato, a punto elastico, e questo è il risultato. Vedete? Il bordo bianco, in contrasto col colore principale della canotta, contribuisce a dare un carattere molto particolare al lavoro che stiamo eseguendo. Detto questo, possiamo iniziare a lavorare il bordo superiore della maglia, che praticamente congiungerà i due pezzi, il davanti e il dietro. Facciamo un 4-5 giri come ci piace, io farò almeno un 3-4 cm di punto elastico, lo stesso punto che ho lavorato alla base, e poi vi farò vedere come prendere le misure per alloggiare il collo. Alla fine non ci resterà altro che fare sempre il punto elastico. Lavoreremo questo punto elastico sia sul davanti che sul dietro, dopodiché, una volta che li avremo cuciti, assemblati insieme, non ci resterà che fare lo stesso identico punto per il numero di giri che gradiamo anche attorno alle maniche. Ho lavorato il bordo superiore sia davanti che dietro e ho già chiuso un lato della spalla. Ho misurato circa 10 cm perché voglio lasciare la parte del collo piuttosto ampia. Abbiamo chiuso semplicemente utilizzando una maglia bassissima. In che modo? Ecco qui, vi faccio vedere. Abbiamo i due lati dritti che sono fuori e iniziamo a lavorare entrando nella prima maglia, in questo modo, facendo una catenella. Dopodiché, come dico io, camminiamo di maglia in maglia, sia prendendo quella del davanti che quella del dietro, e chiudendo con una maglia bassissima. Vedrete che si formerà un cordoncino esterno che a me piace molto, sarebbe questo. Questo punto di congiunzione in rilievo che a me piace particolarmente, quindi perciò la faccio, la cucitura la faccio dal lato del dritto. Quindi prendo le maglie tutte e due e chiudo con una maglia bassissima. Faccio questo per tutti i centimetri che ritengo necessari. Nel mio caso ho deciso di lavorare 25 maglie da un lato, quindi fare 25 punti da un lato e 25 punti dall'altro lato. Corrispondono a circa 10 cm. Una volta finita la cucitura superiore, inizieremo a lavorare il bordo delle maniche. Naturalmente anche in questo caso riprenderò il motivo del punto elastico, iniziando da un giro di maglie alte torno il nostro scalfo, il nostro giro manica. Per il giro manica inizio dalla parte più nascosta, che è quella che abbiamo sotto l'ascella. Inizio con un punto, vedete, mi sono già preparata un cappiolino in questo modo, e faccio una catenella e poi un'altra, e continuo per ogni maglia che lavoro, cercando anche di inglobare il filo di partenza. Lavoro le mie maglie alte, così come ho iniziato tutti i bordi. Tutto un giro a maglie alte. Ci tenevo a farvi vedere da dove iniziare, perché la giuntura può essere sempre un punto critico, quindi conviene farla in un punto nascosto. Facciamo tutto il giro a maglia alta, tutto il nostro giro manica a maglia alta, dopodiché faremo un altro paio di giri a punto elastico, come abbiamo fatto per il collo. Vi faccio vedere come viene il bordino sul giro manica con 3 giri complessivi, cioè uno di tutte maglie alte e 2 di punto alternato. Questo è il davanti e naturalmente da questo lato abbiamo invece il dietro. Dobbiamo ancora fare tutte le pulizie riguardanti tutti gli sfilacci, i punti di giuntura, dopodiché la nostra canotta sarà finalmente finita. Ed ecco il risultato finale del nostro lavoro. Io trovo questa canotta particolarmente carina, proprio nella sua semplicità e nella sua linearità. A questo punto non resta che salutarvi. Se il video, come vi dico sempre, vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace, e se vorrete continuare a seguirci per tutti i tutorial che pubblicheremo in futuro, iscrivetevi al nostro canale. Un saluto e grazie!